cosa vogliamo dire. Escludono dal loro pensiero la contaminazione del tuo pensiero. E quando mai? Loro hanno il potere e loro sparano sulla luce rossa, appunto. Ma non è così, perché noi abbiamo la responsabilità della salute umana, quindi non è che stiamo parlando di lupini, stiamo parlando di persone, carne e ossa, e quindi il dibattito è necessario che ognuno dia il suo apporto per quello che sa, e non l'esclusione di Tizio, l'esclusione di Pecaio, chi sta simpatico. A me non interessa chi sta simpatico a chi, a me interessa che l'essere umano abbia un sistema sociale dove possa prosperare, dove possa stare in buona salute. Quindi mi servono tutti. Ecco, andiamo avanti. Un'altra cosa, anche per alcuni medici olistici diventa un automatismo curare secondo schema. Non si può fare, non si può fare. La complessità della persona e la unicità della persona prevede che al di là di linee guida, che ci sono anche da tutte le parti, ci stanno, ma va poi conosciuta l'essere vivente che ho di fronte e rimodulato il pensiero che serve per essere in grado di stare con lui e di risolvere il suo problema, che pur apparentemente uguale a quello di un altro, avrà sempre altri motivi, che non è proprio sovrapponibile alle altre persone che hanno la stessa malattia. Vai avanti. Ok. Si parte dalla... mi manca... 10 minuti. Ok, allora, andiamo avanti. Se 10 minuti andiamo avanti. Questa è veramente la parte scientifica banale. Cioè la psiconeuroendocrinologia è banale perché riguarda delle molecole che le vai a cercare in qualsiasi laboratorio. Cioè, ultimamente su Facebook ho visto la considerazione di una psicologa, il mio cuore ha fatto un salto di gioia. Questa ragazza diceva, giovane psicologa, diceva: ah sì, il caso è andato molto bene, adesso gli farò fare la curva cortisolemica per vedere se il risultato è quello atteso. Capite perfettamente che siamo la psicobiologia, cioè lei sa, la psicologa, che quando trovo una curva cortisolemica appiattita significa che quello sta in mezzo a un mare di guai. Quando invece il cortisolo c'ha il suo andamento circadiano, quindi ha delle guglie, poi piano piano si abbassa fino all'intorno alla mezzanotte, poi piano piano risale fino alle 6 del mattino, significa che qualsiasi cosa ho, io ho le energie necessarie per contrastare quella cosa che ho. E lei faceva fare la cortisolemia, la psicologa, e poi vedi, qualcosa sta cambiando, forse ce la faremo, anzi no, ce la faremo senz'altro. Avanti. Quindi la biologia del comportamento. La biologia del comportamento è studiare una serie di cose, non studiare una cosa, tra cui anche la medicina classica. Ma insieme alla medicina classica devi studiare tante altre cose per capire come in maniera complessa siamo assemblati. Vai avanti. Ecco, questo è qualcosa che mi serve per farvi capire come sia facile ammalarsi. Noi abbiamo l'idea, perché tutti quanti noi siamo andati a scuola, che il nostro pensiero logico-deduttivo sia il comandante delle nostre azioni. Non è vero. Il nostro pensiero logico-deduttivo non comanda un cavolo. Sta lì e dà giustificazione di quello che è la mia percezione profonda e la mia risposta corporea e emozionale. Sono le emozioni che fanno funzionare organi e apparati, e da questo deriva un'azione. Si chiama inazione. Borges è uno degli scienziati che ha documentato la teoria polivagale, quindi una persona che non usa, non perché non vuole, perché madre natura ha posto questo meccanismo,
Non c'è niente a che fare con l'essere intelligenti. Si è intelligenti tutti, qualcuno è intelligentissimo. E questo può essere anche un problema se è intelligentissimo, perché pensa, io non posso sbagliare. E vedete che cosa succede poi, perché questi signori sono tutti quanti autoreferenziati. Ma che cosa succede? Succede che praticamente la percezione, il colore che attribuiamo all'evento dipende dal nostro temperamento. Che cos'è il temperamento? Il temperamento è la risposta corporea emotiva presente in quella persona da prima di nascere. Quindi noi diamo significato alle cose rispetto alla caratteristica emozionale di ognuno di noi, non alla caratteristica mentale astratta. Magari mentale astratta ci siamo andati tutti a scuola, bene o male ci metteremmo pure d'accordo se fosse così le cose. Invece no, è esattamente l'opposto. Quindi immaginate una persona paurosa e una persona irascibile. Come lo stesso evento, o anche una persona curiosa e una paurosa. Uno si rintana sotto il tavolo e uno va in esplorazione. Bene, se questi personaggi che ci stanno vicini, qualcuno irascibile lo conosciamo, ma magari sono anche paurosi e quindi hanno paura di perdere la posizione sociale, hanno paura di perdere il lavoro a cui hanno dedicato la vita, potete mai immaginare che sia disposto a chiacchierare con qualcuno? Ma proprio per niente, zero e porto zero. Noi dobbiamo essere, quello che faccio in continuazione, noi dobbiamo essere capaci di solidificare una realtà, non di chiederla a chi non ci può neanche ascoltare. Questi non hanno, diciamo, le configurazioni neuronali per capire di che... No, non sto scherzando, Non riescono a capire che cosa vedi tu, perché per loro quello che vedi tu non esiste. Quindi piuttosto che starci ad arrovellare l'anima e andare come matti, quando si deve fare la causa si fa, per l'amore di Dio, perché non è che si possono permettere di fare tutto quello che gli pare, ma intanto consolidiamo asili, consolidiamo scuole nuove, consolidiamo modi di fare che ci corrispondono, perché questa realtà aggregherà chi oggi non vede. Loro non si muoveranno, rimarranno lì anche per altri motivi che non mi permetto di dirvi perché non li so con certezza, però è strano che una tizia che parlava X, appena prende quella poltrona parla Y. Qualche cosa deve esserci di strano da dire. La psicobiologia è l'analisi dei comportamenti rispetto alla risposta corporea emotiva. Quindi per ogni persona che viene da me io cerco di capire quali sono le emozioni principali che lo muovono, e lo capisco io, ma non glielo dico mica, perché poi solo delle scopri per conto suo. Gli insegno a respirare, gli insegno a modificare la risposta automatica, che è un feedback, qualche risposta, per cui il pensiero viene dopo e giustifica quello che hai fatto. Lo faccio respirare, gli rendo possibile di fare una disgiunzione fra interpretazione e funzione corporea. E quando io abbasso l'attività cardiaca, abbasso la conduttanza elettrica cutanea, perché respirando in maniera calma e tranquilla non permetto al corpo di essere attivato, ecco qui che la mente razionale mi può aiutare a capire meglio la situazione. Ma quando ho spento i bollori della risposta automatica, altrimenti la risposta automatica mi frega, perché avviene millesimi di secondi prima che io possa formulare il pensiero. Il pensiero viene formulato dopo che io ho avuto già l'attivazione della risposta comportamentale. Ci siamo? Quindi saper gestire i comportamenti è una arte di apprendimento, non è automatico. Automatico ingoi oppure agisci nel senso che vai a uccidere qualcuno, ed è soltanto modalità diverse, ma portano entrambi a malattia.
la capacità di modificare la risposta automatica corporea e emotiva ti dà invece possibilità di salvezza. È così che ritrovi, attivando il sistema parasimpatico di ripristino energetico, che ritorni nella possibilità di autoguarigione. Non c'è un'altra autoguarigione, solo così si arriva all'autoguarigione. Vai avanti, avanti, avanti. Vorrei arrivare. La sensorialità è un punto fondamentale. Se uno è iperudente e uno non ci sente, se c'è un rumore là fuori, chiaramente saranno diversi comportamenti. Quindi il campo delle emozioni è un campo da esplorare, perché è il campo da cui derivano i comportamenti tutti. Quindi o le emozioni mi vengono come reazione dall'ambiente, o le emozioni le creo dentro di me per un pensiero, per un ricordo, quello che vi pare a voi. E allora su questo vorrei dirvi questo, sempre rispetto alla legge. Facciamo delle cose pazzesche, cioè, hanno messo in croce gente che ha avuto la colpa di andare a importunare sessualmente l'altro, perché giustamente la sessualità è un'entità profonda, non è che siamo a disposizione di nessuno. Ma scusate un secondo, per lo stesso meccanismo io non posso permettere che nessuno mi obblighi a alcunché. È lo stesso meccanismo. Il placebo e il nocebo sono entità esplorate dalla scienza e riconosciute dalla scienza. Quindi io guarisco perché credo che quella cosa mi fa bene, io mi ammalo se mi dai l'acqua fresca e penso che sia veleno. Quindi la dobbiamo smettere di pensare che possiamo obbligare alcunché a chiunque, perché la emozione che esce fuori dalla teoria polivagale che vi ho detto prima è quello del pericolo di vita, e quindi ognuno poi reagisce a modo suo. Chi si impaurisce reagisce in una maniera, ma qualcuno si incacchia pure e reagisce secondo arrabbiatura. Entrare in maniera violenta nella sfera privata, da una parte sta scritto sul codice che non si può fare, dall'altra parte tu me lo eserciti quando non esiste alcun motivo per farlo. Cioè, se il testimone di Geova può rifiutare la trasfusione, ma per quale motivo io devo per forza accettare la chemioterapia? Ma per quale motivo devo per forza accettare che tu mi dai l'antibiotico? Sull'antibiotico, ripeto, oggi ragazzi dobbiamo fare un seminario di 5 giorni, perché qua a dirvi tutte le cose è un po' difficile. Insomma, ripeto, le emozioni sono la base della reattività comportamentale di ogni persona, ma non in senso filosofico, in senso biologico. Quindi manovrare le emozioni delle persone ha un valore enorme. Nessuna cosa può essere fatta se non è accettata dalla persona che dovrà farlo. È una violenza. È come se noi dicessimo: è giusto che ci sia la violenza sessuale. Anzi, è pure peggio, perché quella inoculazione, peggio non lo so, forse è uguale, ok? Perché quella inoculazione avrà, leggevo degli articoli, io non sono esperto, poi parlerà Domenico su questo, leggevo e vedevo dei filmati dove si diceva che le particelle di nanoparticelle di metalli erano lì all'interno di questo organismo per anni e anni ancora a venire. Allora scusate un attimo, potrò decidere se devo starci o non ci devo stare costruendo nanoparticelle. Poi per quanto riguarda l'ambiente, una cosa voglio dirvi prima di finire, questo è importantissimo: l'uso di cortisonici e di antibiotici stanno creando un problema di salute enorme. Sempre su questi giornali medici online mi è arrivato l'altro giorno un articolo in cui si diceva che nel 2050 i morti per infezioni batteriche resistenti a qualsiasi cura supererà i morti per neoplasia. Questo che stanno facendo adesso con i vaccini è paragonabile a quello che hanno fatto con gli antibiotici.
ripeto, non ho tempo, ma andatevelo a cercare gli studi sul microbiota. Il microbiota è l'affondamento della salute dell'essere umano. Qualsiasi cosa a tutti i livelli che va a interferire sulla composizione del microbiota crea un organismo potenzialmente che si ammala di più, punto, è una verità. Ci siamo? Su questo nessuno può dire che non è vero. Allora, qualcuno mi dice che cosa succede al microbiota quando io faccio 12 vaccini? Qualcuno l'ha studiato? No. Allora io non posso mettere in condizione la persona. Le malattie tumorali derivano da una disregolazione del sistema immunitario naturale e il sistema immunitario naturale ha un suo andamento ben preciso, lo sappiamo qual è e non è quello che stanno dicendo. Vi fanno usare per la pulizia, vi fanno usare degli antisettici, guardate se esistono antisettici nei saponi, nei dentifrici, perché è accertato che cambia la composizione del microbiota e voi capite che cosa significa l'anapisizzazione e nessuno dice niente. L'anapisizzazione, che la televisione dice essere essenziale per la crescita di un bambino, è la base su cui si poggia la sua malattia. E siccome i batteri hanno creato il mondo, quello che noi vediamo l'hanno creato i batteri noi non li freghiamo perché sono molto più in gambi di noi e allora saremo noi a subire le conseguenze di questa scriterata maniera di interpretare la scienza. E ripeto, di scienza attualmente ce n'è un'altra che dice esattamente l'opposto di quello che dicono questi signori. Grazie.